Era già il crepuscolo quando vide i pascoli ben conosciuti e l'albero del Dak presso cui fratel Bigio lo aveva atteso la mattina del giorno in cui aveva ucciso Shere Khan. Per quanto in collera con tutta la razza umana, qualcosa lo prese alla gola e gli fece trattenere il respiro quando scorse i tetti del villaggio. Notò che tutti erano rientrati dai campi più presto del solito e che invece di attendere il pasto della sera, se ne stavano in folla sotto l'albero del villaggio, chiacchierando e gridando. «Gli uomini devono sempre architettare trappole per gli uomini, altrimenti non sono contenti», si disse Mowgli. «La notte scorsa si trattava di Mowgli, ma quella notte sembrava ormai lontana tante stagioni di piogge. Questa sera invece è la volta di Messua e suo marito. Ma domani, e per tante notti, sarà il turno di Mowgli». Si insinuò lungo la palizzata del villaggio, finché giunse alla capanna di Messua, e poté ispezionare con lo sguardo l'interno della stanza. Là Messua giaceva imbavagliata, con mani e piedi legati. Respirava a fatica e gemeva. Suo marito era legato alla testata variopinta del letto. La porta della capanna, che dava sulla strada, era saldamente chiusa e tre o quattro persone se ne stavano sedute appoggiandovi la schiena. Mowgli conosceva perfettamente gli usi e i costumi della legge del villaggio. Congetturò fino a che erano occupati a mangiare, a chiacchierare e a fumare. Non avrebbero pensato ad altro. Ma non appena si sentissero sazi, sarebbero diventati pericolosi. Buldeo sarebbe ritornato di lì a poco. E se la sua scorta aveva fatto il suo dovere, egli avrebbe avuto da raccontare una storia molto interessante. Perciò entrò nella capanna dalla finestra. E chinandosi sull'uomo e la donna, tagliò le corde, tolse loro il bavaglio e si guardò intorno per cercare un po' di latte. Messua era impazzita dal dolore e dalla paura. Per tutta la mattina l'avevano percossa e lapidata, e Mowgli le mise una mano sulla bocca appena in tempo per soffocare un suo grido. Suo marito era soltanto spaventato e incollerito, e si sedette a pulire dalla polvere e dalla sporcizia, la barba mezza strappata. Sapevo che alla fine sarebbe venuto, singhiozzò Messua alla fine. Ora so che questo è mio figlio, e strinse Mowgli al cuore. Fino a quel momento Mowgli era rimasto perfettamente calmo, ma ora cominciò a tremare da capo a piedi, cosa che lo riempì di stupori. Perché queste corde? Perché ti hanno legato? Chiese dopo una lunga pausa. Per mettermi a morte dopo averti accolto come figlio, perché altro? Rispose di scatto l'uomo. Guarda, io sanguino! Messua non disse nulla, ma era alle ferite di lei che Mowgli badava, e lo sentirono digrignare i denti alla vista di quel sangue. Chi gli ha fatto tutto ciò? Chiese. La pagheranno cara. È stato tutto il villaggio. Io ero troppo ricco ed avevo troppo bestiame. Per questo lei ed io siamo stregoni, perché ti abbiamo dato ospitalità. Non capisco. Lascia che Messua mi racconti com'è andata. «Io ti ho dato il latte, Natù, ti ricordi?» disse timidamente Messua. «Te l'ho dato perché tu eri mio figlio, quello che la tigre mi aveva rapito, e perché ti volevo molto bene. Essi dicono che sono tua madre, la madre di un demonio, e perciò merito la morte». «Che cos'è un demonio?» chiese Mowgli. «La morte l'ho vista!» L'uomo lo guardò torvamente, ma Messua sorrise. «Vedi», disse rivolta al marito, «sapevo io, te l'avevo detto che non è uno stregone. È mio figlio!» «Figlio stregone, che cosa può fare per noi?» rispose l'uomo. «Ormai siamo belli che spacciati!» «Laggiù c'è il sentiero che porta alla giungla», disse Mowgli, indicando la finestra. «Avete liberi mani e piedi. Andate!» «Noi, figlio mio, non conosciamo la giungla come la conosci tu», cominciò Messua. «Non credo che riuscirò ad andare lontana. Gli uomini e le donne si metteranno alle nostre calcagna e ci ricondurranno indietro», aggiunse il marito. Disse Mowgli, tormentandosi il palmo della mano con la punta del coltello. «Per ora non ho intenzione di fare del male a nessuno del villaggio, ma non credo che vi tratterranno. Fra un momento avranno molte altre cose a cui pensare». «Ah!» Alzò il capo e si mise ad ascoltare le urla e il tramestio al di fuori.
Finalmente quelli hanno permesso a Buldio di tornare a casa. Era stato mandato stamane ad ucciderti, gridò Messua. L'hai incontrato? Sì, io l'ho incontrato. Ha una storia da raccontare. E mentre lui chiacchiera, noi abbiamo tempo di fare molte cose. Ma prima di tutto, voglio sapere che propositi hanno. Pensate al luogo dove volete recarvi, e quando torno ditemelo. Con un balzo scavalcò la finestra e corse di nuovo lungo la palizzata del villaggio, finché giunse a portata del rumore della folla sotto l'albero del Pepul. Buldeo era allungato a terra, tossendo e brontolando, e tutti intorno gli facevano domande. I capelli gli erano caduti sulle spalle. Le mani e i piedi erano scorticati per essersi arrampicato sugli alberi e aveva appena il fiato di parlare, pur rendendosi conto esattamente dell'importanza della sua posizione. Di tanto in tanto diceva qualcosa sui demoni e sui diavoli urlanti, sui incantesimi magici, tanto per dare alla folla il gusto di ciò che stava per venire. Poi chiese dell'acqua. «Bah», disse Mowgli fra sé, «chiacchiere, chiacchiere, discorsi, discorsi! Gli uomini sono fratelli di sangue del Bandarlog! Ora deve lavarsi la bocca con dell'acqua, poi deve soffiare un po' di fumo, e fatto tutto ciò, ancora la storia da narrare. È davvero saggio il popolo degli uomini! Non lasceranno nessuna guardia di Messua, fino a che non si saranno riempite le orecchie con le storie di Buldeo e... Ah, anch'io mi sto impigrendo come loro!» Si scosse e ritornò scivolando alla capanna. Era appena giunto alla finestra quando sentì un tocco leggero sul piede. «Mamma», disse, perché conosceva bene quella leccata, «che cosa stai facendo tu qui?» «Ho sentito i miei cuccioli cantare nel bosco e ho seguito quello cui voglio più bene. Ranocchietto, ho voglia di vedere quella donna che ti diede il latte», rispose mamma lupa, tutta inzuppata di rugiada. «L'hanno legata e vogliono ucciderla. Ho tagliato i suoi legami e ora, con suo marito, verrà nella giungla. Li seguirò anch'io. Sono vecchia, ma non ancora senza denti». E mamma lupa si rizzò sulle zampe posteriori e guardò attraverso la finestra nell'oscurità della capanna. Dopo un attimo si lasciò ricadere senza far rumore e tutto ciò che disse fu: «Io ti ho dato il latte per prima. Ma Bagheera dice la verità. L'uomo, alla fine, ritorna all'uomo». «Forse», rispose Mowgli con un'espressione di viva contrarietà. «Ma questa sera sono ben lontano da quella traccia. Aspetta qui, ma non farti vedere». «Tu non hai mai avuto paura di me, Ranocchietto», disse mamma lupa, ritraendosi fra l'erba alta e acquietandosi come sapeva fare. «Ed ora», disse Mowgli allegramente, rientrando d'un balzo nella capanna, «sono tutti seduti attorno a Buldeo, che sta raccontando ciò che non è accaduto. Quando avrà finito, dicono che verranno certamente qua col fiore, col fuoco, e vi bruceranno tutti e due. E allora?» «Ho parlato col mio uomo», rispose Messua. «Caniware è a 30 miglia da qui. Ma a Caniware possiamo trovare gli inglesi». «Che razza di branco è questo?» domandò Mowgli. «Non lo so. Sono bianchi. E si dice che governino tutto il paese e non permetteranno che la gente si colpisca o si bruci senza testimonianze precise. Se riusciamo ad arrivare là stanotte siamo salvi, altrimenti la morte è sicura». «Allora siete salvi. Nessuno varcherà questa notte le porte del villaggio». «Ma quello che cosa sta facendo?» Il marito di Messua, inginocchiato per terra, stava scavando in un angolo della capanna con le mani. «È la sua piccola riserva di denaro», rispose Messua. «Non possiamo portare nient'altro con noi». «Ah sì, quella roba che passa da una mano all'altra senza diventare mai calda. Serve anche lontano da qui?» chiese Mowgli. L'uomo lo guardò irritato. «È uno stupido, non un demonio», brontolò. «Con il denaro posso comprare un cavallo. Siamo troppo malconci per camminare a lungo e il villaggio nel giro di un'ora si metterà al nostro inseguimento. Vi dico che non vi seguiranno finché io non lo vorrò. Ma quella del cavallo è una buona idea, perché Messua è stanca». L'uomo si alzò e annodò l'ultima rupia nella cintola della veste. Mowgli aiutò Messua ad uscire dalla finestra. L'aria fresca della notte la rinfrancò.
ma la giungla, alla luce delle stelle, appariva oscura e terribile. «Conoscete la traccia per Kaniwara?» sussurrò Mowgli. Fecero senno di sì. «Bene, ora ricordatevi di non avere paura. E non c'è nessun bisogno di andare in fretta. Soltanto potrete udire dei canti della giungla davanti e dietro di voi.» «Credi che non avremmo rischiato di attraversare la giungla di notte, se non fosse stato per la paura di essere arsi vivi? Meglio essere uccisi dalle belve che dagli uomini», disse il marito di Messua. Ma Messua guardava Mowgli e sorrideva. «Ho detto», continuò Mowgli, proprio come se fosse Baloo che ripeteva per l'ennesima volta una vecchia legge della giungla ad un cucciolo sciocco, «ho detto che nemmeno un dente nella giungla vi si mostrerà, e nemmeno una zampa nella giungla si alzerà su di voi. Né uomini, né belve vi fermeranno finché non arriverete in vista di Kaniwara. C'è qualcuno che veglia sopra di voi.» Si rivolse rapidamente a Messua. «Lui non ci crede, ma tu sì, vero?» «Sì, certo, figlio mio. Uomo, o spirito, o lupo della giungla, io ti credo.» «Lui si spaventerà quando sentirà il mio popolo cantare. Ma tu lo sai, mi capisci? Ora andate, e con calma, perché non c'è alcun bisogno di affrettarsi. Le porte del villaggio sono chiuse.» Messua si gettò singhiozzando ai piedi di Mowgli, ma egli la rialzò lesto con un tremito. Allora la donna si appese al collo di lui e lo chiamò con tutti i nomi più affettuosi che le vennero in mente, ma il marito, guardando con rimpianto la distesa dei suoi campi, disse: «Se raggiungiamo Kaniwara e riesco a farmi ascoltare dagli inglesi, inventerò un tale processo contro il bramino e contro il vecchio Buldeo e tutti gli altri da divorare fino all'osso l'intero villaggio. Mi ripagheranno due volte i miei raccolti perduti e i miei bufali abbandonati. Otterrò finalmente giustizia.» Mowgli rise. «Non so che cosa sia la giustizia, ma vieni alla prossima stagione delle piogge e vedrai ciò che sarà rimasto.» Si allontanarono in direzione della giungla e Mamma Lupa balzò fuori dal suo nascondiglio. «Seguili», disse Mowgli, «e bada che tutta la giungla sappia che devono arrivare tutti sani e salvi. Lancia un richiamo. Vorrei qui Bagheera.» Il lungo cupo ululato si levò alto e poi si smorzò. E Mowgli vide il marito di Messua vacillare e voltarsi, con una mezza intenzione di tornare nella capanna. «Va avanti», lo incoraggiò Mowgli in tono cordiale. «Ti ho detto che avreste sentito cantare. Questo richiamo vi seguirà sino a Kaniwara. È il favore della giungla.» Mowgli spinse avanti il marito, e l'oscurità si richiuse su di loro e su Mamma Lupa, mentre Bagheera balzava ai piedi di Mowgli, tremante di delizia, nell'eccitata notte della giungla. «Mi vergogno dei tuoi fratelli», disse ronfando. «Che c'è? Non hanno cantato una dolce canzone a Buldeo?» chiese Mowgli. «Anche troppo! Hanno fatto perdere la dignità anche a me, e per la serratura rotta che mi ha liberato. E ne sono andata anch'io cantando per la giungla come se facessi l'amore in primavera. Non ci hai sentiti?» «Avevo altro da fare. Chiedilo a Buldeo se il canto gli è piaciuto.» «Ma i quattro dove sono? Non voglio che un solo uomo del branco esca questa notte dalle porte del villaggio.» «E c'è bisogno dei quattro per questo?» disse Bagheera, molleggiandosi sulle zampe con gli occhi brillanti, mentre ronfava più forte che mai. «Posso trattenerli io, fratellino? Ci sarà da uccidere alla fine. Il canto e la vista degli uomini che si arrampicavano sugli alberi mi hanno messo il fuoco nel sangue. Che cos'è l'uomo perché ci si debba preoccupare di lui? Quel bruno zappatore nudo, quell'essere senza denti e senza pelo, quel mangiatore di terra. L'ho seguito tutto il giorno, nel meriggio, in piena luce. L'ho fatto girare a mio piacimento, come i lupi fanno coi caprioli. Io sono Bagheera, Bagheera, Bagheera. Come ballo con la mia ombra, così ho ballato con quegli uomini. Guarda!» E la grande pantera si mise a spiccare salti come un gattino che balza su una foglia morta che gli volteggia sopra la testa. Colpì a destra e a sinistra nel vuoto, facendo fischiare l'aria. Ricadeva senza rumore e di nuovo balzava, mentre quel suono che era per metà ronfare e metà ruggire aumentava sempre di più,
come il rumore del vapore che preme contro le pareti di una caldaia. Sono Bagheera nella giungla, nella notte, e so qual è la mia forza. Chi può resistere al mio colpo? Cucciolo d'uomo, con un colpo della mia zampa potrei appiattirti la testa sino a renderla simile a un ranocchio schiacciato d'estate. Colpisci dunque, disse Mowgli nel dialetto del villaggio, e non nel linguaggio della giungla. E le parole umane inchiodarono di botto Bagheera, che ricadde con un fremito sulle zampe, col muso proprio all'altezza di Mowgli. Questi la fissò ancora una volta, come aveva fissato i cuccioli ribelli. La fissò a fondo negli occhi verde berillo, finché la fiamma rossa dietro al verde dell'iride si spense, come si spegne un faro 20 miglia lontano sul mare, finché gli occhi si abbassarono e la grossa testa ricadde sempre più in giù. E la ruvida lingua rossa toccò il piede di Mowgli. Fratello, 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 sussurrò il ragazzo, passandole rapidamente e lievemente la mano sul collo e lungo il dorso inarcato. Stai calmo, è colpa della notte, non tua. Era il profumo della notte, rispose Bagheera in tono pentito. Quest'aria mi stordisce pesantemente. Ma come fai a saperlo? Naturalmente, l'aria che circonda un villaggio indiano è piena di ogni specie di odori. E un essere che sente e pensa, si può dire con il naso, può essere stordito dagli odori, come gli esseri umani lo sono dalla musica o dalle droghe. Mowgli quietò la pantera ancora per qualche minuto, finché si distese come un gatto davanti al fuoco, con le zampe piegate sotto il petto e gli occhi socchiusi. «Tu sei della giungla eppure non lo sei», disse alla fine. «Io sono solamente una pantera nera, ma ti voglio bene, fratellino». «È un pezzo che stanno chiacchierando sotto l'albero», riprese Mowgli senza badare all'ultima frase. «Buldeo deve aver raccontato un sacco di storie. Presto dovrebbero andare a tirare fuori dalla trappola la donna e suo marito per gettarli nel fiore rosso. Troveranno che la trappola si è rotta. Oh oh!» «No, senti», disse Bagheera. «La febbre che avevo nel sangue mi si è placata ora. Lascia che trovino me là dentro. Pochi avranno ancora il coraggio di uscire di casa dopo avermi incontrata. Non sarebbe la prima volta che sono stati in gabbia. Non credo che legheranno proprio me con delle corde». «Sii prudente, allora», le rispose Mowgli ridendo, perché cominciava a sentirsi temerario come la pantera che era scivolata nella capanna. «Pah!» brontolò Bagheera. «Questo posto puzza maledettamente di uomo. Ma qui c'è un giaciglio come quello che mi diedero per stendermi nelle gabbie del re a Udipur. Ora mi ci allungo». Mowgli udì le molle del lettuccio scricchiolare sotto il peso della grande belva. «Per la serratura rotta che mi ha liberato. Penseranno di aver catturato una grossa preda. Vieni a sederti vicino a me, fratellino. Augureremo loro insieme la buona caccia». «No, ho un'altra idea in mente. Il branco degli uomini non deve sapere qual è la mia parte in questo gioco. Caccia per conto tuo. Non desidero vederli». «Come vuoi», rispose Bagheera. «Ah, eccoli che vengono». I discorsi sotto l'albero del Peipul erano andati facendosi sempre più rumorosi dall'altra estremità del villaggio. Poi si ruppero in urla selvagge, e nella strada si riversò una valanga di uomini e donne che agitavano bastoni e bambù, falci e coltelli. La guidavano Buldeo e il bramino, ma la folla li seguiva da presso gridando: «La strega e lo stregone! Vediamo se le monete roventi li faranno confessare! Bruciate la capanna sulle loro teste! Insegneremo loro a dare ospitalità ai demoni lupi! No, prima bastonateli! Torce! Altre torce! Buldeo, tieni pronto quel fucile!» Incontrarono qualche difficoltà a forzare il chiavistello della porta. Era stato chiuso molto saldamente, ma la folla lo infranse a viva forza e la luce delle torce si proiettò nella stanza dove, distesa sul letto in tutta la sua lunghezza, con le zampe incrociate e un po' a penzoloni, nera come l'inferno e terribile come un demonio, stava Bagheera. Vi fu un mezzo minuto di silenzio disperato, mentre l'avanguardia della folla si apriva a graffie spallate la via verso l'uscio, ed in quell'attimo Bagheera alzò la testa e sbadigliò. Lentamente, con impegno, con ostentazione, come avrebbe sbadigliato per insultare un pari suo.
Le labbra frangiate si aprirono e si ritrassero. La rossa lingua si arrotolò. La mascella inferiore si abbassò sempre di più, fino a scoprire per metà le fauci ardenti. I canini giganteschi apparvero nudi fino all'orlo delle gengive e poi sbatterono insieme, i superiori e gli inferiori, con lo scatto della serratura d'acciaio di una cassaforte che si richiude. Un attimo dopo, la strada era deserta. Bagheera era balzata fuori attraverso la finestra e stava presso Mowgli mentre una marea urlante e atterrita cercava disperatamente di raggiungere un rifugio. «Non oseranno fare un minimo movimento fino a quando non farà giorno», disse tranquillamente Bagheera. «Ed ora?» Si sarebbe detto che il villaggio fosse immerso nel sonno pomeridiano, ma ad aguzzare l'orecchio si poteva udire il rumore di pesanti casse di grano trascinate sul terreno e spinte a puntellare le porte. Bagheera aveva perfettamente ragione. Il villaggio non si sarebbe mosso fino all'alba. Mowgli sedeva in silenzio e pensava, mentre sul volto gli si dipingeva un'espressione sempre più cupa. «Che cosa ho fatto?» chiese alla fine Bagheera, saltandogli carezzevolmente ai piedi. «Un'ottima azione. Tieni la bada fin quando non sarà giorno. Io dormo». Mowgli corse fuori dalla giungla e si lasciò cadere come un corpo morto su una rupe e dormì per tutto quel giorno e anche per tutta la notte successiva. Quando si svegliò, Bagheera era presso di lui e ai suoi piedi c'era un capriolo appena ucciso. Bagheera stette ad osservarlo incuriosita mentre Mowgli lavorava con il suo coltello acuminato. Il ragazzo mangiò e appoggiò il mento sulla mano. «L'uomo e la donna sono giunti sani e salvi in vista di Kaniwara», lo informò Bagheera. «Mamma Lupa ha mandato un messaggio per mezzo di Chil, l'avvoltoio. Hanno trovato un cavallo prima di mezzanotte, la sera in cui sono stati liberati, e sono arrivati rapidamente. Non va bene?» «Va bene», disse Mowgli. «E il tuo branco di uomini al villaggio non si è mosso fino a quando il sole non è stato alto questa mattina. Poi hanno mangiato e sono tornati di corsa a chiudersi nelle capanne. Ti hanno visto per caso?» «Può darsi. Stavo rotolandomi nella polvere davanti alle porte del villaggio, all'alba. E può darsi anche che mi sia cantarellata una canzoncina, fra me e me. Ora, fratellino, non c'è altro da fare. Vieni a cacciare con me, Baloo. Ha certi nuovi alveari che vuole mostrarti e tutti desideriamo che tu torni come noi fra un tempo. Smettila di fissarmi con quello sguardo che mi mette a disagio. L'uomo e la donna non saranno gettati nel fiore rosso. E tutto va bene nella giungla. Non è vero? Dimentichiamo il branco degli uomini. Fra poco saranno dimenticati. Dove pascola questa notte, Ati?» «Dove gli pare. Cosa si può rispondere per il silenzioso?» «Ma perché? Che cosa c'è che possa fare Ati e che noi non si possa? Digli di venire qui con i suoi tre figli. Ma veramente, ad essere sinceri, fratellini, non sta bene dire ad Ati «vieni qui» o «vai là». Ricordati, è lui il padrone della giungla. E prima che il branco degli uomini ti avesse fatto cambiare espressione, egli ti ha insegnato le parole maestre della giungla. Non importa. Ora ho io una parola maestra per lui. Pregalo di venire da Mowgli il ranocchio. E se non vuole, dai ascolto subito. Digli di venire in nome del saccheggio dei campi di Buritpore». «Saccheggio dei campi di Buritpore», ripeté due o tre volte Bagheera, per afferrare bene la parola. «Vado. Alla peggio Ati si arrabbierà. Ma darei un mese di caccia per udire la parola maestra che imporrà obbedienza al silenzioso». E se ne andò, lasciando Mowgli che tormentava furiosamente il terreno con il suo coltello. Avete ascoltato Il libro della giungla, storia di Mowgli, tratto dall'opera di Rudyard Kipling. Le musiche sono di Blue Dot Session. Questo audiolibro è letto e curato da Filippo Buscaroli. Se volete sostenere questo lavoro, potete lasciare una recensione
parlarne con gli amici. Grazie per l'ascolto.